Il problema non è soltanto ascrivibile a chi fa il male, a chi si rende colpevole di crimini, ma esiste anche un problema enorme di chi guarda il male compiersi e lascia fare. In troppi osservano da fuori e non si spendono per il bene. Anche questa omertà è in fondo vera mafia. Così, citando Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, il procuratore di Avellino Rosario Cantelmo si rivolge agli studenti conquistando la loro attenzione e spiegando la mafia e l'antimafia, l'omertà, il sistema che copre la malavita. Una lezione tenuta all'interno di una serie di incontri organizzati da Libera in occasione della presentazione del volume Chiamatela pure giustizia, se vi pare, libro in cui il giornalista Nico Pirozzi intervista Gian Domenico Lepore, magistrato in pensione che ha diretto per 7 anni la procura di Napoli, dando la caccia ai clan e inseguendo la corruzione. Cantelmo, che di Lepore si autodefinisce allievo, per spiegare la camorra agli studenti, il clima che c'è nei quartieri dominati dai boss, il dominio incontrastato, legge i temi scritti dai bambini di 10 anni, ammonendo che non si può rimanere indifferenti. Il mio quartiere è grande, c'è la camorra, ma c'è anche l'immondizia. La camorra ci difende, c'è la gente che odia la camorra. Ma io invece no, non la odio la camorra. Io credo che sia finito il tempo di stare alla finestra e guardare con indifferenza quello che succede intorno a noi, no? La rassegnazione, la tolleranza, l'indifferenza. E allora io credo che a tutto questo si deve rispondere, come diceva Libera, con un impegno che non può essere quello di dire sono affari loro. Ciascuno di noi deve fare la sua piccola parte. Il procuratore Lepore si sofferma invece sui legami tra clan e politica, tra la crisi e il malaffare. Dove non c'è lo Stato, dice, arriva la camorra. Se la malavita, la criminalità organizzata è prosperata in questi paesi è perché si è sostituita naturalmente allo Stato. Parliamoci chiaramente. Questa è laddove viene a mancare lo Stato si è sostituita la criminalità organizzata, dove senza regole ma con le sue regole soltanto naturalmente riusciva a realizzare i desiderati dell'uno dell'altro a seconda dei casi con i metodi propri della violenza, della forza e così via di seguito. E allora quindi perché, diciamo anche a tutta la verità, lo Stato è il primo inadempiente. Perché se ci siamo trovati in questa situazione perché lo Stato non pagava i suoi debitori o li pagava a 2 anni di distanza e questo è il frutto della crisi, oppure perché naturalmente i soldi che venivano spesi venivano sperperati e non spesi, il che è anche un'altra situazione, e anche perché, questo soprattutto, perché purtroppo, questa è la mia tesi ma è una tesi abbastanza fondata, che la criminalità organizzata riesce a prosperare e a mantenersi in vita perché ha un legame diretto con la politica.